avrei mai pensato che tre donne potessero essere così forti e folli. Purtroppo, Tim, quando una mente è malata è capace di tutto. Quello che è accaduto questa notte non deve ripetersi. Io non ci sarò per sempre, devi diventare più responsabile. Lo dico per il tuo bene. Mi dispiace per Harvey, potevamo salvarlo, Bruce. Purtroppo non avremmo potuto salvarlo. Mi sento in colpa. Oltre ad essere un buon procuratore, era un buon amico. Ora vado al Bat Computer. Devo cercare una cosa. Che schifo, sta usando sempre lo stesso metodo per uccidere le vittime. Che cosa ha trovato il nostro cane? Un orologio. Sarà dell'assassino? Potrebbe. E credo di sapere chi sia. Potrebbe trattarsi del maniaco degli orari. E questa volta ha toccato uno dei nostri. Maledetta! 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 Giuro la pagherai. Giuro la pagherai. Bruce, hanno ucciso un'altra donna. Questa volta si tratta di una poliziotta. E ora cambiamo argomento. Nonostante i valorosi sforzi compiuti ieri sera da Batman, l'ex procuratore Harvey Dent è stato ritrovato al Gotham Central Park in condizioni critiche. Un'altra donna è stata uccisa questa notte. Questa storia comincia a stancarmi. Si presume sia sempre opera del noto serial killer, del quale ancora non si ha traccia. Questa volta la vittima è stata riconosciuta. Si tratta dell'agente Montoya, del DCPD. Per ora sappiamo soltanto che vicino al cadavere è stato trovato un orologio. Un orologio? Potrebbe essere lui, l'orologiaio. Andiamo a cercarlo. Dobbiamo trovare il killer che uccide quelle donne quanto prima. Speriamo di non sbagliarci questa volta. Continuiamo di questo passo. Vincerò io anche questa manche. Avanti, tira. Fagli vedere come si gioca. Scusami, Oz, il telefono continua a squillare. Rispondo io a questo scocciatore. Sì? Tu, portami da bere. Avanti, tira. Pronto? Chi è? Mi serve il tuo aiuto! No, lo sai, ormai ho chiuso con certe cose. Lo so che sei fuori da questi giri, però sei l'unico che mi può aiutare. Per quale motivo mi stai chiamando adesso? Adesso sono qui e faccio una bella vita. Ma li segui i notiziari? C'è un killer
che sta uccidendo tutte vittime femminili. E perché dovrei aiutarti? Quel pazzo si sta spacciando per tutti i nostri vecchi amici e questa notte è stata ritrovata un'altra vittima femminile e a fianco al corpo c'era un mio orologio. Il mio! Ma io non c'entro nulla con tutto questo! E perché dovrei aiutarti? Il prossimo potresti essere anche tu! Ad essere coinvolto, Nici, spiacente per te, ma io non posso essere coinvolto! Con quelle vittime non c'entro assolutamente nulla! Ma il tenente Bullock ha dichiarato alla stampa che stanno sulle tracce dell'assassino! Ora è in viaggio sul treno delle 12! E io ho piazzato dell'esplosivo sulla ferrovia! Così, appena arriva, boom! Sei stato mal informato, il detective Bullock ha preso un aereo, non un treno, idiota! Pronto? Pronto? Vaffanculo! Chi era? Sono una scocciatura. Ricominciamo, Bill. Dove eravamo rimaste? Centrale, abbiamo individuato il maniaco degli orari. Sembra sia armato. Interveniamo? Hai perso la partita. Mi salverai domani se provi a fare qualche brutto scherzetto. Le mie bimbe ti uccideranno. Ecco, butta quel detonatore. Non ti muovere. Buttalo. Sei in arresto, bastardo. Adesso non smetterai di uccidere le donne. L'orologiaio è stato appena arrestato dalla polizia. Il mio intervento non è servito. Vado ad indagare meglio. Liberatemi! Sono innocente! Ha capito, pipistrello? E ho tutto il tempo del mondo per dimostrarvelo! Interessante. Batman, fai in fretta a trovare quel serial killer. Prima che me ne occupi io, potrebbe essere lui responsabile delle condizioni di mia moglie.